Visto che un po' mi sento in colpa per non avervi proposto il video promesso sul manuale degli scacchi di Topolino, che subirà semplicemente un ritardo, se tutto va bene, al 31 ottobre, ho pensato di realizzare un breve sfoglialibro o, vista la storia, sfogliatopo. L'occasione me l'ha data la sesta uscita delle grandi saghe, la testata Panini che ristampa appunto le grandi saghe disneyane. In particolare in questo sesto volume troviamo il secondo volume dedicato alla saga della Spada di Ghiaccio, il capolavoro di Massimo De Vita. E in particolare in questo secondo volume viene ristampata la seconda storia del ciclo, Topolino e il torneo dell'Aragar, originariamente pubblicata sui numeri 1464 e 1465 del 18 e 25 dicembre 1983. Quindi, come già per la Spada di Ghiaccio, con una pubblicazione natalizia. Come già per i volumi precedenti delle grandi saghe, troviamo anche in questo caso la storia affiancata da alcuni articoli scritti da Davide Del Gusto. Mentre nell'articolo iniziale si approfondiscono alcuni elementi della storia che poi andremo a leggere, nell'articolo finale viene fatta una panoramica con tutte le ristampe della saga che sono sfuggite nel primo articolo. Questo perché in realtà l'articolo sul primo volume si era andato a concentrare solo sulle ristampe integrali, quelle di tutta la saga, e non sulle ristampe dei singoli capitoli. Tra l'altro, proprio in questo capitolo andiamo a scoprire quando si concluderà la ristampa della saga della Spada di Ghiaccio, ovvero sul numero 9, quindi tra all'incirca 3 settimane o poco meno. Ad ogni modo, volendo fare un esame veloce della storia, ciò che comunque salta all'occhio, almeno da lettore che ha letto tutta la saga, è che il torneo dell'Aragar è in qualche modo una rottura, sia con il primo capitolo della saga, sia confrontata con gli altri capitoli della saga. Questo perché l'inizio dell'avventura nell'Aragar ha un che di fantascientifico, con la valle di Ululand che si ritrova catapultata in un mondo di navi antigravitazionali, astronavi, alberghi a così tante stelle con messaggi olografici. La vera anomalia della storia è che soltanto la valle di Ululand è riuscita a evolvere, ad andare avanti, mentre il resto dell'Aragar è rimasto ancorato a quel medioevo fantastico e sempre quello dove i nostri amici possono andare a vivere delle avventure fuori dall'ordinario. È abbastanza evidente, come poi viene anche confermato dalla battuta finale di Yor, come questa costruzione narrativa in realtà serva a De Vita per confrontare il progresso con un modo di vivere un pochino più tradizionale o, conoscendo un po' meglio le passioni di De Vita, più vicino alla natura. In effetti questa preferenza a un modo di vivere più vicino alla natura non è poi così evidente nel corso della storia, che sembra più un modo di vedere in maniera un po' nostalgica al periodo in cui non c'era tutta la tecnologia che già a quel tempo iniziava ad esserci nel mondo occidentale. Possiamo allora considerare la battuta conclusiva di Yor, quel "hanno ritrovato il gusto delle tradizioni" dopo l'indigestione progressista, più che altro leggermente imprecisa, visto che l'indigestione non era tanto progressista quanto consumistica, visto che tutti i difetti della società degli Uli, più che alla tecnologia, erano proprio dovuti al consumismo propriamente detto. Non è solo la battuta di Yor a essere infelice, ma anche un passaggio dell'articolo iniziale di Del Gusto. A un certo punto il redattore scrive: "Passa però un messaggio agrodolce. L'intervento di Pippo e Topolino per contrastare il principe delle nebbie ha avuto come effetto collaterale la perdita dell'innocenza e dell'originaria genuinità degli Uli." Questa cosa non solo è smentita da Yor in un paio di battute proprio nel corso della storia, visto che a un certo punto il saggio svela che acconsentì a svelar loro alcuni segreti tecnologici da me custoditi.
Ma è anche in realtà un difetto, presente in altri popoli dell'Argar, come i Bedi, che sono ospiti del torneo che dà il titolo alla storia. Infatti, a un certo punto, il re e il suo consigliere parlano esplicitamente del torneo in termini abbastanza inequivocabili, legati a ciò che può portare il torneo stesso nelle casse del regno. Quindi comunque un atteggiamento ancora una volta abbastanza consumistico. Direi che a questo punto ho concluso e vi lascio però con un paio di promesse. La prima è che entro la fine dell'anno cercherò di far uscire un articolo più esteso dedicato proprio alla saga della spada di ghiaccio. E poi che affronterò prima o poi, spero non troppo lontano dalla chiusura della pubblicazione dei volumi, anche Storia e Gloria della dinastia dei Paperi. E infine ho in progetto anche di dedicare un video alle sette meraviglie dei Paperi, che è recentemente arrivata nelle grandi saghe. Per cui iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!